Grazie. Ma le mie provenienze austro-ungariche mi dicono che l'ora è 13, dovete finire, quindi ce la rispetterò. Perché la regola è regola, quindi rassicuro a tutti che sarò veramente molto breve. Anche perché mi pare che le cose dette stamattina siano abbastanza esaustive da molti punti di vista. Dunque, mi limito innanzitutto a ringraziare Matteo Ricchetti e il forum delle famiglie per l'invito, a salutare tutti i presenti. Per me e per i miei collaboratori è un'occasione molto, molto bella di condivisione di misure, di politiche, di buone pratiche, come è stato detto. Del resto siamo in un territorio che non ha esattamente nulla da imparare o da invidiare, un territorio che da sempre è laboratorio di buone politiche sociali. Credo che giustamente il titolo che voi avete voluto dare a questo seminario indica già una prima prospettiva. Non è una discussione sulla famiglia in senso astratto, in senso ideologico, come è stato richiamato, ma è appunto una disputa intorno ai temi della famiglia, visti però in relazione con quello che è il momento attuale, la situazione attuale, il ciclo sociale, economico che stiamo vivendo, appunto rispetto ai grandi temi della crisi demografica, della crisi finanziaria, della crisi anche di un certo modello di società. Oggi siamo di fronte, gli esperti ci dicono, anche oggi ci hanno detto, siamo di fronte a domande sociali sempre più frammentate, sempre meno legate agli schemi anche interpretativi, in fin dei conti, dei decenni scorsi. Siamo in presenza di società meno strutturate, siamo in presenza di una situazione che sta spiazzando un pochino tutte le grandi teorie e anche i grandi modelli politico-istituzionali. Abbiamo misurato la crisi del modello socialdemocratico, chiamiamolo così, col costo pubblico che espone, ma anche con le difficoltà coinvolgere le persone, le comunità, e anche con il tasso talvolta di iniquità che questo comporta, e abbiamo di fronte il fallimento per converso di quel modello un po' mercantile che contrassegna la crescita fortissima delle disuguaglianze. Con alle spalle la crisi, direi, per compimento di un progetto, e dall'altra parte il fallimento di queste nuove teorie, si cerca, tutti i territori cercano, di trovare la via giusta, e inevitabilmente questa ricerca passa attraverso il tema e il valore della famiglia. Dunque è in questi termini, credo, che la discussione è molto importante. Non è una discussione solo domestica, se è vero come è vero che di fronte a questi scenari un po' globali, perfino in Inghilterra il governo conservatore ha lanciato questa discussione sulla Big Society. Io penso che noi nel nostro paese, in fin dei conti, non abbiamo necessità di andare a copiare modelli altrove, però abbiamo la necessità di ritirare fuori principi, valori, culture che forse in questi decenni si sono un po' assopite nel nostro paese, ma che forse nei vari territori che compongono il nostro paese sono state un po' custodite e tradotte in modi molto diversi, ma comunque custodite. Uno di questi certamente è questo approccio al tema della sussidiarietà, che mi pare sia emerso molto forte anche oggi, ed è un tema che ci porta a parlare significativamente non solo della famiglia, ma della famiglia, dei corpi intermedi, delle comunità locali. Insomma, è l'idea di una società composta intorno al tema dei legami e non intorno al tema delle solitudini. Ecco perché io penso che se un punto viene fuori dalle gli interventi eccellenti che ho sentito stamattina, questo punto è che il tema della famiglia è un po' paradigma di un'idea di società. Non è che ci si può rapportare al tema della famiglia come ci si rapporta ad una categoria,
fanno tante politiche, poi c'è anche la politica per la famiglia, no? Mi pare di aver capito, e io lo condivido perfettamente, che qui postula una strada un pochino, anzi molto più ambiziosa, molto più esigente, appunto, la famiglia come paradigma di una società, e questa è una questione tutta politica, è molto politica, perché se questo è vero, allora vuol dire che noi dobbiamo un po' ricomporre una filiera valoriale, che secondo me ha tre punti fondamentali: la solidarietà, la sussidiarietà e l'autonomia. La sussidiarietà perché, la solidarietà innanzitutto, perché è inutile che pensiamo di rilanciare la famiglia come ambito di cultura del legame, dello stare insieme, perché come ha detto Ennio De Luca, due non è il doppio di uno, ma il contrario di uno, se nel frattempo invece viene avanti una idea cinica della società, un'idea ispirata al principio del successo, della ricchezza ad ogni costo, un'idea che vede nell'individuo da una parte e nel mercato dall'altra gli unici due riferimenti fondamentali. Quindi c'è il tema della solidarietà, del recupero dell'idea anche esigente del legame, e c'è su questo piano, soprattutto io credo, da intraprendere nuovamente una grande operazione di educazione, perché i grandi valori della civiltà, della solidarietà, esigono una costante manutenzione, perché così come sono nati possono anche spegnersi in un contesto sociale. E allora il primo punto, io credo, è proprio questo, insomma, la riassunzione di questo valore della solidarietà come valore fondamentale di questa filiera, secondo posto della quale c'è il tema della sussidiarietà. Anche qui io penso che dovremmo uscire con grande convinzione da una riflessione su queste cose. Non c'è più il monopolio della pubblica amministrazione su queste cose. Questo è il punto, che bisogna che lo capiamo, prima di tutto noi amministratori pubblici, perché il grande rischio è che a fronte di una società frammentata, a fronte anche di processi di privatizzazione mercantile che stanno venendo avanti, a fronte di una domanda che appunto sta cambiando, noi si continui a dare una risposta che è nel senso della burocratizzazione della idea di società. Non c'è più un monopolio della pubblica amministrazione, c'è invece un rapporto equilibrato, che penso che va ripristinato, fra la persona, la famiglia, i corpi intermedi e la pubblica amministrazione. Forse sarà perché io provengo da un territorio dove c'è una parola intraducibile nel nostro contesto, che è Heimat. Noi usiamo il luogo di Stato, usiamo i nostri cugini di Bolzano, un po' anche noi Heimat, che vuol dire intraducibile, ma insomma vuol dire patria, chiamiamola così. Ma la radice è Heim, che vuol dire fuoco, focolare. In fin dei conti, dunque, forse siamo stati meno contagiati di altri dalla costruzione secondo il modello, diciamo, sabaudo-piemontese dello Stato, no? Quindi che è stata una concezione statuale che conosceva con difficoltà il valore dei corpi intermedi, della società. Oggi io penso che questo sia il punto fondamentale, non una sussidiarietà che nasca da una cultura di antistato, perché questo sarebbe negativo, non è questo il punto, ma una sussidiarietà che ripristini una concezione multipolare, insomma, con le famiglie, con i corpi intermedi, le comunità locali, la pubblica amministrazione nel suo complesso. E questo ha molto a che vedere col tema della famiglia, naturalmente. In terzo luogo, l'autonomia, solidarietà, sussidiarietà, autonomia. Noi siamo un paese centralista. Nonostante tutti i proclami e le discussioni, siamo e continuiamo ad essere un paese centralista. Io penso che invece le cose delle quali abbiamo parlato oggi richiedono una nuova visione, una nuova cultura dell'autonomia delle istituzioni. Quella sussidiarietà verticale della quale si parla, visto che parliamo di quello orizzontale. Ora ci sono ambiti di decisione proprio intorno ai valori della famiglia e alle politiche della famiglia
che bene sarebbe se fossero affidati ad ambiti di decisione di tipo autonomistico. Per esempio, certamente il tema di come intrecciare le misure a favore della famiglia con una nuova politica fiscale per una famiglia è un tema fondamentale. Oggi questo tema vede ancora eccessivamente una sorta di concezione centralista, perché prevale ancora a Roma l'idea che dove c'è la tassazione lì c'è lo Stato e dunque lì c'è l'autorità. Oggi noi dovremmo forse osare, qui sì, significa essere un pochino più federalisti di quanto non si sia, osare immaginare che forse nei territori, anche qui, la filiera tra responsabilità, altro che vedo, pago, voto, la ricomposizione di una filiera di responsabilità, forse nell'ambito dei territori che compongono il nostro paese, può essere più disegnata a misura di questa idea di società della quale abbiamo parlato oggi. Certamente ci sono esperienze straordinarie nei vari territori che compongono il nostro paese. A fronte di una situazione di grande stallo a livello nazionale, noi abbiamo in tantissimi territori sperimentazioni straordinarie che stanno venendo avanti, e per noi, come dicevo all'inizio, è motivo di grande soddisfazione poterci inserire in questa rete, poter dare il nostro contributo, dare e ricevere contributi importanti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle varie reti associative che ci sono nei vari territori. In questa logica è venuta avanti anche la nostra politica per la famiglia, per la natalità, ne ha parlato prima il dottor Manferri, quindi non la riprendo. Sottolineo solo questi punti che per noi sono fondamentali, non solo i servizi e le prestazioni, ma anche la cittadinanza sociale della famiglia, ma anche il protagonismo delle famiglie, dell'associazionismo familiare, quella idea di sussidiarietà organizzativa alla quale noi teniamo molto, perché noi vogliamo e vorremmo sempre di più, tendiamoci anche da noi, gli apparati tendono ad essere autoreferenziali, ma proprio per questo noi vogliamo che l'associazionismo, i portatori di interessi sociali, il terzo settore, siano dentro la struttura della pubblica amministrazione, cogestiscano con noi ambiti anche di rapporto con i cittadini o con le famiglie in questo senso, stando molto attenti a non far venire meno anche la loro originalità, perché cioè, il grande tema è quello anche di mantenere la creatività dei corpi sociali intermedi, quindi di non inserirli all'interno di procedure che poi alla fine rischiano di trasformarli solo in soggetti passivi di erogazioni di prestazioni pagate dal pubblico. Dunque, insomma, bisogna tornare anche forse ad una concezione un po' della responsabilità vera, anche con ambiti di prestazione, perché no, che non siano immediatamente ed automaticamente pagate dal pubblico. Il recupero dei grandi valori, della gratuità, dello stare insieme, della condivisione, della volontarietà delle relazioni, io penso che sia oggi una grande questione politica, una grande questione culturale, ma anche una grande questione politica. Vorrei terminare dicendo che però la cosa più importante che noi dovremmo fare, oltre che scambiarci le buone pratiche che cerchiamo di mettere in campo, la cosa più importante forse è proprio quella di dare il nostro contributo di territori e di associazioni alla ricostruzione di una visione per questo nostro paese, perché come è stato anche ricordato, a monte di tutta questa difficoltà vi è il fatto che oggi si fatica a sentirsi dentro una visione, un destino comune, un destino collettivo. Nei territori ci sono ancora tante buone tradizioni, noi collaboriamo anche con realtà del sud, lo faremo sempre di più, abbiamo fatto un protocollo proprio sui temi della famiglia con la Mezzia, un altro con Cagliari, ci hanno chiesto una collaborazione dalla regione Puglia, sta venendo anche dalle regioni del sud, dai territori del sud, questa richiesta. Quello che serve però, io credo, è un'alleanza fra la rete delle associazioni delle famiglie, con i loro forum, e la rete delle autonomie locali. Una grande alleanza che
si traduca anche al di là ovviamente delle appartenenze partitiche e dei colori, si traduca in uno stimolo a ricostruire proprio questa idea di futuro del nostro paese, perché il nostro è un paese che sembra stanco intorno alle grandi questioni delle quali abbiamo parlato anche oggi, e forse ripartire dall'associazionismo dei territori è la strada giusta per introdurre degli stimoli di futuro. Grazie e buon lavoro.